giuria in questa mostra sono, senza ombra di dubbio, il dipinto alle mie spalle, che è uno dei massimi capolavori del pittore bergamasco Evaristo Baschenis, a cui vengono accompagnata un'altra tela celeberrima, la cosiddetta natura morta con strumenti musicali e statuetta, e alle opere di Baschenis fanno da contraltare quelle di Bartolomeo Bettera, l'allievo appunto del Baschenis, che interpreta però in chiave barocca la lezione più sentimentale e lirica del Prevarisco. Sì, è un'opportunità eccezionale anche questa mostra qui a Treviglio, perché l'Accademia Carrara in questo momento la sua sede storica è in restauro, e quindi il patrimonio è disponibile per mostre, per progetti, per prestiti, naturalmente nelle cautele della conservazione delle opere. E abbiamo pensato in questo periodo della chiusura di presentare alcune selezioni del patrimonio, organizzandole attraverso progetti scientifici. Questa di Treviglio appunto è un esempio maggiore, perché il tema della natura morta è un tema di straordinaria piacevolezza, e la rappresentanza bergamasca, tra l'altro, in questa mostra vede maestri di primaria grandezza come Evaristo Baschenis, come Bartolomeo Bettera, quindi un prodotto culturale di qualità che ci è consentito proprio perché l'Accademia Carrara sta riflettendo su se stessa per la prossima apertura e nuovi allestimenti entro il 2013. L'amministrazione Pezzoni ha fatto questo grande appuntamento iniziale della sua indirizzo culturale per la città. È qualcosa di eccezionale, eccezionale proprio in quanto mostra che raccoglie dipinti di nature morte, ma di ogni genere. Avere un'occasione di vedere queste opere veramente eccezionali è un appuntamento che deve essere di tutti i trevigliesi, di tutta la cittadinanza, perché si incontra veramente l'arte di altissimo